Cari amici, buona serata. Intanto, come vi ho già detto, qualche misura a parte le solite contro pre-Covid, diciamo, le mie misure così per questo, forse questo assaggio di cambio di stagione che magari causa leggeri malanni di qui e di lì, ma niente di che. Piano piano si migliora tutto. Quindi veniamo a quello che credo sarà l'ultimo video di oggi, a meno che non ci sia qualcosa di importantissimo. Veniamo all'anteprima della puntata odierna di WWE Monday Night Raw. Beh, allora parto subito dall'immagine video copertina, voi vedete Seth Rollins e Buddy Murphy che andranno a sfidare Dominic Mysterio e Humberto Carrillo contro Andrade ed Angel Garza. Io, come ho già parlato sabato, vedo anche a rigor di logica, vedo più favoriti e andando appunto con la logica, Dominic e Humberto Carrillo. Secondo me la federazione possono puntare come sfidanti, non dico come già conquistatori dei titoli di Coppa di Raw, titoli di Coppa di Raw, ricordiamo, detenuti dagli Street Profits, ma sarà questa la sfida appunto che decreterà gli sfidanti per le cinture femminili di Raw. Ma cinture femminili, senta a me ormai, le cinture di coppia maschili di Raw che saranno difese domenica 27 settembre nell'evento speciale per Pay-Per-View Clash of Champions. Quindi questo è un po' secondo me, il piatto forte della puntata. Altre cose sulla puntata, ovviamente sarà protagonista Randy Orton, parlerà, farà qualcosa, insomma, staremo a vedere. Per Raw Underground, questa innovazione di Shane McMahon, stile arti marziali miste MMA, Braun Strowman affronterà un suo omonimo dal punto di vista di stazza fisica da bacato. E chissà però che con il tempo non possa arrivare anche un titolo massimo di Raw Underground, staremo a vedere se succederà. E ultimo, ma non per ultimo, la sfida da Drew McIntyre, la risfida potremmo dire tra Drew McIntyre e Keith Lee, che in realtà settimana scorsa è andata in scena. Ma ricordiamo che la Retribution, questa banda di scalmanati mascherati che non riusciamo ancora a capire chi effettivamente si nasconde dietro questi vestiti, queste maschere, che aveva interrotto la sfida tra Drew McIntyre e Keith Lee, che quindi si rifarà questa notte a Raw. Dove, se Keith Lee vincerà, avrà l'opportunità titolata contro Drew McIntyre a Clash of Champions. Però io dico questo: settimana scorsa diciamo che c'è stata la Retribution. Chissà che Randy Orton non metta pure il minimo zampino per favorire Drew McIntyre e poi magari rifilare un RKO o un punt kick, ossia RKO che punt kick, sia a Drew McIntyre che a Keith Lee. Comunque, questi i tre punti cardini della puntata, ovviamente poi si sa, insomma, in 3 ore, come vuole USA Network, di show può accadere veramente di tutto. Ricordiamo che questa è la puntata pre Clash of Champions, e quindi anche per SmackDown venerdì sarà la puntata pre-Clash of Champions. Se la memoria non mi inganna, vediamo il calendario qui, il 4 ottobre, quindi praticamente no, questa domenica, la prossima,
Ci sarà un takeover per NXT dove ora dovrò anche andare a dare un'occhiata perché non so se ci sono già dei match annunciati, ma se non ce n'è nessuno, penso che questo mercoledì e il prossimo saranno determinanti al 110% per stabilire la card di quello che sarà il takeover numero 31. Quindi insomma, piano piano questi takeover iniziano ad aumentare, quindi chissà poi al 50° takeover che spettacolo sarà. Vabbè, non andiamo troppo avanti. Quindi questa era l'anteprima di Raw della notte tra oggi e domani, che potete vedere vabbè, gli americani su USA Network, gli italiani su Discovery Plus, cioè su Dplay Plus per chi ha l'abbonamento, per chi segue Raw su D-Max, la puntata di 7 giorni fa la faranno vedere questa sera alle 23:15, poi replica, ora ci sono due repliche. Sicura quella di martedì alle 13:35, non so se anche quella del sabato è rimasta a tale, questo non vi so dire. E invece SmackDown che andò in onda pochi giorni fa si vedrà quindi domani sera, sempre 23:15 su D-Max, e poi il mercoledì 13:35 su D-Max. Per quanto riguarda domani la WWE, penso che arriverà il videoclip su WWE 2K12, ogni martedì, e poi mercoledì penso che chiudiamo questo cerchio con i videogame WWE, dove parleremo un po' del confronto tra WWE All Stars e WWE 2K Battlegrounds. Ovviamente la differenza chiara per quanto riguarda le piattaforme è che WWE All Stars era disponibile su PS2, PSP e WWE 2K Battlegrounds, ovviamente che è stato prodotto diversi anni dopo su piattaforme abbastanza nuove ed aggiornate, tra cui PS4, Xbox, Nintendo Switch, Google Stadia, PC, eccetera, eccetera. Bene, io ho concluso, quindi penso con questo bel video abbastanza anche corposo è tutto. Quindi, e come chiusura definitiva, ricordiamo, Drew McIntyre contro Keith Lee. Se vince Keith Lee sfiderà Drew McIntyre a Clash of Champions. Poi, come l'immagine video di copertina, chi vincerà il Triple Threat Tag Team Match tra Rollins e Murphy contro Dominic Mysterio e Humberto Carrillo contro Andrade ed Angel Garza, andrà a sfidare i campioni di coppia maschili di Raw, gli Street Profits a Clash of Champions e Braun Strowman contro Da Bacato in Raw Underground. Mi sono scaricato tutto quest'oggi, ci vediamo domani con tanti altri video e domani credo che molto probabilmente arriverà una nuova puntata del Deluxe Zecchino Show. Speriamo che sarei anche più contento se questa sera il Milan vince, quindi beh, tanti saluti, mi raccomando, restiamo in salute, non imitiamo mai le mosse che vediamo fare da questi professionisti in televisione o ovunque li vediamo. Grazie a tutti, amigos, alla prossima e buona serata. Ciao!